Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio parlarvi della mia esperienza di redazione della tesi di laurea magistrale, sperando che i miei consigli e il mio percorso possano aiutare quelli di voi che si accingono ad iniziare questa fase della loro carriera universitaria. Il metodo di redazione della tesi, del quale vi parlerò in questo video, include tutti i passaggi che io ho utilizzato per arrivare a questo risultato finale, che è una tesi di laurea magistrale in giurisprudenza in diritto internazionale del mare e diritto internazionale dell'ambiente di oltre 250 pagine, che ho scritto in lingua inglese con due relatori, uno della mia università in Italia e uno dell'università di Copenaghen, e facendo molta ricerca su un argomento piuttosto innovativo. Quindi mi ha dato molta soddisfazione sia al risultato finale ma anche durante il processo. La mia esperienza quindi si riferisce alla scrittura di una tesi di laurea in giurisprudenza, laurea magistrale, ma comunque credo che questo metodo possa essere applicato in qualunque disciplina, chiaramente con degli aggiustamenti, e anche alla laurea triennale, riducendo la quantità di ricerca e la quantità di pagine scritte. E per completezza vi dico che ho conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza in Italia con una votazione di 110 e lode, e proprio per il lavoro che ho fatto nella redazione della tesi mi è stata attribuita la menzione d'onore alla tesi. Credo sia importante sottolineare che questo voto non è stato dovuto soltanto alla tesi che ho scritto, ma anche all'impegno che ci ho messo durante tutto il mio percorso universitario, a tutti gli esami ai quali mi sono dovuta dedicare. Questo perché il voto di partenza in sede di discussione della tesi di laurea è dato dalla media degli esami, che con alcuni calcoli dà appunto un voto di partenza a cui poi si sommano i punti conseguiti grazie alla tesi e alla discussione della tesi stessa. Personalmente trovo che il processo di redazione della tesi sia un momento importante della carriera universitaria. Per me è stato un processo bellissimo, non è stato facile perché comunque ci ho messo moltissimo lavoro, moltissimo impegno e ho faticato a tratti, però ho imparato moltissimo sia sulla sostanza di quello che scrivevo, cioè sugli argomenti che ho trattato nella tesi, perché ho fatto moltissima ricerca, mi sono confrontata con professori e diverse persone che mi hanno dato delle dritte, mi hanno aiutato a formare il mio pensiero e anche criticando quello che avevo scritto per aiutarmi a migliorare. Quindi ho imparato molto sui contenuti e ho imparato molto su come si scrive. Io ho scritto in lingua inglese, quindi si è aggiunto anche l'elemento della lingua, che chiaramente mi ha portato a migliorare molto il mio inglese scritto. E poi ho imparato cosa significa scrivere un libro dall'inizio alla fine, cioè avere un testo con un senso logico che deve essere pianificato all'inizio, nel quale deve trasparire un messaggio, che deve essere scritto con linguaggio appropriato, deve essere coeso e coerente. Il fatto di essermi dedicata così tanto all'argomento della mia tesi, alla scrittura della tesi, mi ha, oltre che darmi grande soddisfazione per il risultato conseguito alla laurea e per il lavoro che ho fatto, mi ha anche agevolata molto nella ricerca del lavoro, perché la tesi è anche importante come biglietto da visita se si desidera intraprendere una carriera nell'ambito che si è trattato nella tesi. Quindi anche se siete stanchi e stufi di studiare alla fine del vostro percorso universitario, vi consiglio calorosamente di dedicare alla tesi il tempo e l'energia necessari, perché a finire la tesi e laurearsi è una grande soddisfazione e vale veramente la pena di gioire degli ultimi momenti della vita da studente. E poi quando terrete in mano la versione stampata del vostro libro con tanto di copertina, dedica, proprio come un libro vero, vi sentirete molto soddisfatti. E anche a distanza di qualche anno, riprendere in mano questo librone mi fa emozionare in un certo senso. Ma ora basta con i racconti e passiamo al mio metodo di stesura della tesi, con il quale mi sono trovata molto bene, che si compone di 10 passaggi e che adesso condividerò interamente con voi. Il primo passaggio è quello di informarsi sul regolamento delle sessioni di laurea e delle tesi nel proprio ateneo.
Questo passaggio prescinde dalla scelta della materia, dalla scelta del relatore, dalla scelta del titolo. È importantissimo, direi all'inizio dell'ultimo anno di università, iniziare ad informarsi su quelle che sono le regole per la stesura della tesi, le regole e le scadenze per la consegna della tesi e l'ufficializzazione del titolo e del lavoro con il relatore. Di solito sul sito internet di ogni ateneo, di ogni facoltà, oppure in segreteria è disponibile un opuscolo, un documento che tratta proprio della laurea, delle regole per la laurea e per la tesi. Vi consiglio vivamente di prenderne visione, io l'avevo fatto credo all'inizio dell'ultimo anno e è utile leggere con attenzione questo documento e segnarsi tutte le date importanti, tutte le scadenze. Per esempio nel mio ateneo era obbligatorio consegnare il documento con la firma del relatore, il contratto di tesi, diciamo l'accordo per la scrittura della tesi, almeno 6 mesi prima della data della laurea, quindi non dovete perdervi queste scadenze perché altrimenti rischiate di mettere in discussione tutto il vostro progetto di laurea, perlomeno le tempistiche del vostro progetto. Prima cosa, informatevi e leggete con attenzione questo documento. Il secondo passaggio riguarda la scelta della materia nell'ambito della quale si desidera scrivere la tesi. Io ho deciso di scrivere la tesi in diritto internazionale e poi mi sono focalizzata sul diritto internazionale del mare e dell'ambiente perché mi interessavano molto e non ho preso in considerazione altre materie perché sapevo che nutrivo un interesse molto forte per questa materia, quindi non avevo dubbi. Però può essere che siate in dubbio tra diverse materie. Ci sono diversi modi per decidere a quale materia dedicarsi. Il primo è avere un interesse genuino e reale per la materia. Deve essere una materia che vi appassiona il più possibile, almeno quella tra le materie che avete studiato che vi è piaciuta di più. E questo perché se non vi piace la materia sulla quale dovete scrivere la tesi, il processo di scrittura diventerà ancora più pesante rispetto a quello che è, perché almeno se siete mossi dall'interesse siete spinti a continuare a lavorare. Se invece si tratta di una materia che non vi piace, che scegliete soltanto per convenienza, le cose si possono mettere male ad un certo punto perché potreste avere un blocco che vi impedisce di andare avanti. Un altro elemento da tenere in considerazione è quello delle prospettive lavorative. Come ho detto prima, nel mio caso la tesi ha giocato un certo ruolo nell'ambito della mia ricerca del lavoro, perché ho poi trovato lavoro nello stesso ambito nel quale ho scritto la tesi. Però non è così per tutti, questo era soltanto il mio caso. Tenete presente che se vi interessa in modo particolare un certo ambito del vostro percorso di studi e desiderate perseguire una carriera in quell'ambito, visto che all'interesse si sommano le prospettive lavorative, magari potreste scegliere quella materia per scrivere la tesi in modo da arricchire anche un po' il vostro curriculum e dimostrare ad un possibile datore di lavoro che avete veramente interesse per la materia che avete scelto e per l'ambito nel quale vorreste lavorare. Quello che sto per dirvi sembra ovvio, ma vi consiglio vivamente di scegliere una materia che avete già studiato e della quale avete sostenuto l'esame. Questo perché se non conoscete nulla della materia, se non ne sapete nulla, è difficile che la materia vi piaccia realmente. Magari vi interessa, ma non avete una passione reale per quella materia perché non la conoscete. Inoltre, nel momento in cui vi accingete a scrivere la tesi, dovete avere una conoscenza dei principi e dei fondamenti della materia. Nell'ambito della quale scrivete. Se non ce l'avete, significa che prima di iniziare a lavorare sulla tesi, quindi prima di dedicarvi a questi passaggi che sto enunciando, dovete dedicarvi allo studio di quella materia, cosa che va benissimo se ne avete il tempo e la voglia, ma se il vostro obiettivo è laurearvi nei tempi e magari prima possibile, forse aggiungere ancora una sorta di lo studio per una sorta di esame prima di scrivere la tesi in funzione della tesi potrebbe essere un po' troppo, quindi questo è il mio consiglio. Il terzo passaggio è quello dell'individuazione dell'argomento sul quale scrivere la tesi. Nel secondo passaggio abbiamo individuato la materia, quindi per me era diritto internazionale, ma una volta individuata la materia ci si rende conto che essa è molto vasta e che la nostra tesi non può essere esclusivamente una riproposizione
del manuale che abbiamo studiato. Dobbiamo individuare un argomento specifico al quale ci vogliamo dedicare. Anche in questo caso deve trattarsi di un argomento che ci interessa, che magari ci ha interessato molto quando l'abbiamo studiato, oppure che non abbiamo studiato nello specifico, ma che ci piacerebbe approfondire. Questo per esempio è stato il mio caso, si trattava di un argomento legato alle energie rinnovabili, al diritto del mare, che non avevo studiato, che avevo soltanto sfiorato da diverse angolazioni nel corso dei miei studi sia in Italia sia all'estero, ma al quale non mi ero dedicata proprio pienamente. Per individuare un argomento che sia interessante, che sia anche magari originale, innovativo, potrebbe essere utile riprendere in mano i propri libri di testo della materia su cui si vuole scrivere la tesi e magari cercare qualche informazione, lasciarsi incuriosire da qualche passaggio su cui magari ci sono questioni aperte, non c'è una risposta univoca. Quello potrebbe essere un buon inizio. Oppure, se si vuole scrivere una tesi più innovativa, si può anche magari guardare online, leggere riviste, articoli di settore, per esempio nel mio caso riviste, articoli di diritto che si trovano in molti law journals, come si chiamano in inglese, e trovare un argomento sul quale magari ci sono opinioni contrastanti e cercare di sviscerare quell'argomento. L'argomento della tesi viene deciso d'accordo con il relatore, quindi io quello che vi consiglio di fare è prepararvi qualche possibile argomento, qualche proposta, magari due o tre argomenti, non di più, e poi presentarli al relatore. Vi assicuro che è normale metterci un po' di tempo prima di identificare l'argomento sul quale si vuole scrivere la tesi. Io anche ci ho messo un po' di tempo, ho presentato un paio di proposte alla persona che avevo scelto come relatore, ne abbiamo discusso insieme e poi abbiamo delineato l'argomento della mia tesi. Il quarto passaggio concerne la scelta del relatore. Come ho detto prima, io avevo due relatori, uno della mia università in Italia e l'altro dell'università di Copenaghen. Quello dell'università in Italia era il mio primo relatore, mentre l'altro, quello di Copenaghen, era il mio correlatore, cioè che mi assisteva nella ricerca, era un esperto, è un esperto della materia nella quale scrivevo, quindi mi assisteva e mi forniva un punto di vista più critico. In realtà io non ho pensato molto alla scelta del relatore nella mia università in Italia, perché ero certa di volerla scrivere con un certo professore del quale avevo seguito molti corsi, che aveva insegnato all'Università di Londra mentre io facevo lo scambio e quindi con il quale avevo anche svolto alcune attività nell'ambito del mio programma di scambio a Londra e che aveva anche guidato alcune attività extracurricolari nella mia università in Italia alle quali avevo partecipato. Quindi era un professore che conoscevo molto bene dal punto di vista accademico, che mi piaceva, mi sembrava competente, che mi era simpatico, con il quale avevo un buon rapporto e quindi non ho avuto dubbi. In generale, il relatore, anche se è una persona che magari non conoscete bene, deve essere un professore che vi sembra competente, che vi ispira fiducia, che nei limiti del possibile vi sta simpatico, perché è qualcuno che vi guiderà e in un certo senso vi motiverà ad andare avanti anche quando le cose si mettono male, cioè quando vi sembra di non sapere come andare avanti. Il relatore non è un babysitter, non è un coach, cioè non è qualcuno che vi sprona e vi motiva, però se il relatore vi dà buoni consigli per continuare, vi indirizza magari a esaminare nuove fonti oppure a riconsiderare un certo passaggio che avete già scritto, in questo senso il relatore può avere un ruolo molto molto importante che va al di là della verifica tecnica di quello che avete scritto, ma arriva proprio a motivarvi indirettamente. Io sono stata fortunatissima con i miei due relatori, con entrambi avevo un ottimo rapporto, chiaramente un rapporto più stretto con il relatore italiano della mia università in Italia e un po' meno stretto con quello di Copenaghen, però mi sono stati di grande aiuto sia proprio nella sostanza di quello che scrivevo, ma anche nella forma, mi hanno
mi hanno sostenuta molto durante tutto il percorso. Quando vi sembra di aver individuato un possibile relatore, vi consiglio di scrivergli una mail, di presentarvi e magari di sintetizzare la vostra idea di tesi, di chiedere un incontro. Se tutto va bene, avrete un incontro con il relatore, alla fine del quale individuerete l'argomento oppure i possibili argomenti per la vostra tesi. Il quinto passaggio consiste nella prima ricerca dei materiali. Questo è il momento in cui si inizia a leggere tantissimo, si inizia a sfogliare qualunque tipo di libro, qualunque tipo di risorsa online. Spesso si parte da consigli di letture e approfondimenti che provengono proprio dal relatore, il quale, avendo già conoscenza dell'argomento e insegnando la materia nella quale vi volete scrivere la tesi, chiaramente potrà darvi ottimi consigli. Partendo da lì, poi, se per esempio leggete articoli o manuali che a loro volta citano altri articoli e manuali, andate a guardare le fonti citate e così via. In questo modo avrete letto moltissime cose, vi sarete fatti un'idea dell'argomento, avrete individuato fonti che potrete utilizzare nell'elaborazione della vostra tesi. Ricordatevi di annotare le informazioni importanti che trovate. Io avevo un documento nel quale per ogni micro argomento dell'argomento della mia tesi andavo a scrivere quello che avevo trovato e cercavo di segnarmi tutti i numeri delle pagine, i libri e gli articoli in modo da poterli trovare in un momento successivo. In questa fase sembra che tutto sia una gran confusione, nel senso che sì, abbiamo individuato l'argomento, ma magari non c'è ancora chiara qual è la domanda alla quale la nostra tesi deve rispondere, perché la tesi non è soltanto un'enunciazione, non è soltanto un tema su un argomento, ma deve avere un filo logico che parte da una necessità di analizzare un determinato argomento per trovare una risposta ad un determinato quesito e arriva ad una possibile risposta, che è appunto la tesi che noi sosteniamo. Quindi deve esserci una concatenazione logica tra i diversi passaggi della nostra tesi. E nel momento in cui facciamo ricerca può essere che ci sembri molto difficile trovare questo filo logico. Non è un filo logico esistente di per sé, è un filo logico che creiamo noi, quindi forse sta proprio qui la difficoltà. Dobbiamo creare collegamenti tra quello che leggiamo, che siano logici, che siano collegamenti plausibili, in modo da costruire la struttura del nostro elaborato. Prendetevi il tempo che vi serve, leggete molto, confrontatevi con il vostro relatore se avete dubbi, per evitare di andare totalmente fuori strada, e andate avanti cercando appunto di raccogliere più materiale possibile inerente all'argomento della vostra tesi. Non andare troppo fuori tema, perché non dovete scrivere un enorme manuale, ma una tesi che rispetti i limiti stabiliti dalla vostra università, e annotatevi tutto quello che trovate. Il sesto passaggio consiste nella stesura dell'indice provvisorio sulla base della propria ricerca e della propria domanda, il quesito al quale si deve rispondere. Può essere che nel regolamento della tesi della vostra università ci siano requisiti specifici, per esempio se si tratta di una facoltà più scientifica magari occorre che nella tesi abbiate un esperimento. Se si tratta di giurisprudenza, come nel mio caso, nella mia università io ho dovuto mettere come primo capitolo dopo l'introduzione l'inquadramento giuridico dell'argomento del quale andavo a trattare. Quindi chiaramente la struttura interna della tesi può avere caratteristiche diverse a seconda delle regole e delle consuetudini nella vostra università, e questa struttura interna è l'indice che in questo momento cerchiamo di realizzare in maniera provvisoria. Ed è qui, questa è la prima parte, e poi è un indice molto lungo, però ho indicato anche tutti i sottocapitoli. E io avevo un'introduzione, l'inquadramento giuridico, e poi avevo tre capitoli nei quali mi svisceravo l'argomento e cercavo di rispondere al quesito da diverse prospettive in modo da arrivare ad una conclusione finale. Quindi in totale la mia tesi aveva quattro capitoli più l'introduzione e la conclusione. In questa fase, quindi, una volta trovato il filo conduttore della vostra tesi alla luce della vostra ricerca, dovete proprio scrivere
cambiare questo indice, che cambierete un miliardo di volte. Io l'ho cambiato molte volte, però sarà un punto di partenza. E finché non scrivete una prima versione dell'indice e non iniziate a scrivere il contenuto proprio della tesi, non vi potrete rendere conto se i vari passaggi funzionano e se il testo finale potrà essere un testo di qualche pregio e con una logica. Quindi cambierete indice molte volte, ma non preoccupatevi, è assolutamente normale. Una cosa che vi consiglio di fare è scrivere l'indice e sotto ogni paragrafo indicare le fonti e le nozioni principali che desiderate inserire, quindi magari il nome di un determinato manuale, il titolo, l'autore e la pagina e una breve frase su quello che è contenuto in quella pagina che andrete poi a rielaborare e inserire nel paragrafo rilevante. Vi consiglio, io quello che avevo fatto almeno era inviare al mio relatore un indice pulito, quindi soltanto con i titoli dei paragrafi e dei capitoli, ed un indice contenente tutti i riferimenti alle varie fonti che avevo trovato. In questo modo il mio relatore poteva prima di tutto verificare la logicità dell'indice e poi magari consigliarmi ulteriori fonti nell'ambito di tutti i paragrafi che avevo individuato. Vi consiglio vivamente di sottoporre queste due versioni dell'indice al vostro relatore, perché il vostro relatore deve confermare che la struttura della vostra tesi vada bene. E questo è un passaggio imprescindibile, non potete iniziare a scrivere la tesi se non avete un'idea, anche se mutevole, dell'indice. Quindi dedicate a questo passaggio tutto il tempo necessario. Il settimo passaggio consiste nel sottoporre l'indice al relatore e discuterlo con il relatore. Il relatore magari vi darà poi dei consigli, vi suggerirà o imporrà di cambiare l'ordine di determinate argomentazioni o magari di rimuoverne alcune perché non sono pertinenti. Vi consiglio di ascoltare il vostro relatore, non dovete necessariamente correggere tutto quello che vi dice, ma ascoltate con attenzione quello che vi dice, abbiate uno sguardo critico e cercate il più possibile di accomodare le sue osservazioni, anche perché comunque alla fine sarà il vostro relatore a valutare la tesi e in un certo senso anche a presentarvi al resto della commissione, quindi dovete cercare di accordarvi su un lavoro che sia ben fatto. Il passaggio numero 8 è quello della scrittura, qui iniziamo veramente a scrivere. È soltanto il punto numero 8, quindi ci sono 7 punti prima, proprio perché la scrittura è un processo al quale si arriva quasi alla fine, cioè la scrittura è chiaramente una fase lunghissima della stesura della tesi, ma prima di iniziare a scrivere ci deve essere un ragionamento che porta appunto ad una struttura solida della nostra tesi. Il mio consiglio per la scrittura è quello di cercare di scrivere in modo corretto con un registro accademico fin da subito. Per acquisire il corretto stile di scrittura vi consiglio appunto di leggere molti testi nel vostro ambito, testi accademici, articoli accademici, che sono poi sicuramente le fonti dalle quali attingete per scrivere la vostra tesi. Quindi prestate attenzione al linguaggio utilizzato in queste fonti e senza copiare cercate però di rievocarne lo stile. Mentre si scrive non si smette mai di fare ricerca. La ricerca è qualcosa che iniziamo prima di scrivere e portiamo avanti per tutto il processo di scrittura, perché io mi ricordo che ogni volta che scrivevo un paragrafo magari andavo poi a ricercare qualcosa in più, qualche fonte in più, e poi aggiungevo citazioni ulteriori e ulteriori riferimenti a sostegno delle mie argomentazioni. Bisogna però assicurarsi di non perdere troppo tempo e di rimanere al passo con il proprio lavoro, con i propri piani. Vi consiglio infatti, prima di iniziare a scrivere, quando avete
vi siete accordati con il vostro relatore sull'indice che seguirete, vi consiglio di indicare vicino a ciascun capitolo e vicino a ciascun paragrafo il numero indicativo di parole o di pagine in base a qual è l'unità di misura utilizzata nella vostra università che dovete scrivere per quel paragrafo. In questo modo sarete sicuri che la vostra tesi sarà bilanciata, che non ci saranno 200 pagine nel capitolo 1 e 10 pagine nel capitolo 2. Deve essere un lavoro in qualche modo bilanciato. Sulla base del numero di parole o di pagine che avete identificato alla fine della stesura del vostro indice, dovete suddividere il lavoro per i mesi successivi, il lavoro di scrittura. Dovete stabilire un numero minimo di parole o di pagine da scrivere ogni giorno. O comunque, anche se vi prendete delle pause, stabilire quanto avanti vi dovete portare in ogni giornata che dedicate alla tesi. Per me questo è stato fondamentale perché in un lavoro così ampio è molto facile perdere la concezione del tempo, magari passare un'intera giornata scrivendo soltanto 500 parole e poi cercare di recuperare il giorno successivo e magari arrivando a scrivere 3000 parole ma in un italiano pessimo, in una lingua pessima, un inglese pessimo che non si avvicina neanche agli standard accademici. Quindi fissate un numero di parole o di pagine da scrivere ogni giorno e aggiustate questo numero man mano che andate avanti, nel senso che magari all'inizio vi risulta più difficile scrivere, quindi il numero sarà più basso e poi man mano diventerà sempre più facile e potrete produrre di più. Sempre per quanto riguarda la scrittura, ho tre sottoconsigli, tre suggerimenti, accorgimenti da segnalarvi. Il primo è quello di riprendere il famoso regolamento della tesi di cui abbiamo parlato prima, quello del vostro ateneo, e vedere quali sono i requisiti per quanto riguarda l'editing, la forma del documento, cioè margini, interlinea, dimensione del carattere, tipo di carattere, note a piè di pagina, tutto quanto. E vi consiglio di iniziare a scrivere utilizzando quelle specifiche di editing, quel specifico formato. Soltanto in questo modo, se per esempio la vostra tesi si misura in pagine, potrete capire effettivamente quante pagine finali state scrivendo, perché i margini, l'interlinea, la dimensione del carattere influiscono sul numero di pagine. Quindi scrivete fin dall'inizio seguendo tutti i crismi previsti dal regolamento del vostro ateneo. Il secondo suggerimento è quello di dedicarvi fin da subito alla bibliografia. Fare ciò vi risparmierà tantissimo tempo alla fine e eviterà di farvi impazzire, perché la bibliografia è veramente qualcosa di difficile da realizzare se non lo si fa passo passo. Io mentre scrivevo, a costo di metterci di più, mettevo tutte le note a piè di pagina immediatamente e mettevo tutti i riferimenti in un documento separato che poi avrei inserito alla fine della mia tesi. Indicavo quindi tutte le fonti dalle quali avevo attinto con numero di pagina e tutto quanto. Fare questo lavoro mentre si scrive, mentre si hanno le fonti davanti, mentre si sa di cosa si sta parlando, è molto più facile rispetto che farlo alla fine, perché alla fine vi potrete trovare con un testo, se non l'avete fatto durante la scrittura, vi potrete trovare con un testo finale con moltissime note, riferimenti e citazioni da aggiungere senza sapere dove avete preso le informazioni. Magari avete preso un libro in biblioteca, avete attinto da quel libro, poi l'avete riconsegnato e non potete andare a scrivere tutti i riferimenti. Quindi vi consiglio vivamente di procedere a fare la bibliografia e le note a piè di pagina mentre, o le note a fine del capitolo, a seconda di come decidete di procedere, ma comunque di farlo durante la scrittura. Richiede più tempo, ma è un lavoro che, se lasciato alla fine, diventa noiosissimo e fa impazzire. Io ho ricevuto questo consiglio sia dal mio relatore sia da altri studenti più grandi, l'ho seguito e alla fine mi ci sono trovata benissimo, perché alla fine della tesi avevo proprio finito di scrivere tutto e non dovevo impazzire dietro la bibliografia. Quindi questo è veramente un consiglio spassionato che vi do. E la terza avvertenza riguarda il plagio. Assicuratevi di non copiare, anche se nessuno vuole copiare attivamente, la distrazione può portare ad inserire all'interno del testo della nostra tesi frasi prese
pari pari da un altro testo e senza magari citare correttamente, questo si trasforma in un plagio e ci sono alcune università che hanno un sistema che controlla, diciamo, nei limiti del possibile se vi è stato un plagio. Quindi fate sempre attenzione a citare in maniera corretta e a non copiare frasi da altri libri a meno che non vi siano le virgolette, appunto la citazione. Questo è un aspetto molto molto importante. Il passaggio numero 9 riguarda il confronto con il relatore. In realtà passaggio numero 8 e passaggio numero 9 sono due passaggi che continuano a concatenarsi fino alla fine della stesura della tesi. Ogni volta che arrivate alla fine di un capitolo dovrete rileggere il capitolo, controllare la grammatica, la sintassi, le note, tutti i riferimenti, arrivare ad un testo corretto, diciamo da un punto di vista formale e il più possibile da un punto di vista sostanziale, e sottoporlo al vostro relatore. Il vostro relatore si prenderà il suo tempo, analizzerà il testo, si spera lo legga, se avete scelto un buon relatore sicuramente lo leggerà. I miei relatori hanno letto, credo con attenzione, il mio testo, perché poi mi hanno fatto anche molti commenti specifici, e poi il relatore farà i suoi commenti, magari ve li farà via email oppure in una nota, o magari vi convocherà per un incontro. Accettate sempre i commenti con curiosità, con gratitudine, perché comunque vi trovate davanti a una persona che ha usato il suo tempo per leggere il vostro lavoro. Se non capite un commento, chiedete cosa c'era che non andava con la vostra versione e cercate il più possibile di accettare le critiche con umiltà, perché comunque magari voi avete ragione, magari non vi siete spiegati bene e comunque la persona che avete davanti tendenzialmente ne sa più di voi. E se in un certo ambito anche quella persona si sbaglia, cercate di far valere il vostro punto di vista ma con i dovuti modi. La relazione, il rapporto con il relatore è molto importante, quindi va preservato in tutte le fasi del processo, anche se magari ci sentiamo stressati, anche se magari a volte è difficile andare avanti, però il rapporto con il relatore è molto molto importante. E andate avanti così, scrivendo un capitolo, inviandolo al relatore e poi ricorreggendo il capitolo una volta che avete ricevuto i commenti del relatore, fino alla fine del vostro lavoro. Il passaggio numero 9 è quello della correzione e dell'editing. Adesso avete finito la vostra tesi, avete anche scritto introduzione, conclusione, ringraziamenti, abstract, tutto quanto. Su questi argomenti troverete moltissimo nei regolamenti della tesi del vostro ateneo. A questo punto è il momento di mettere insieme il documento, di controllare che non ci siano errori, di controllare che la formattazione sia corretta e di preparare proprio il documento per la stampa, con l'impaginazione, con la prima pagina, con tutto quello che poi andrà a finire in questo librone qui. Andate di nuovo a ricontrollare i requisiti sul regolamento per la tesi, rileggete tutto, lo so che può essere un lavoro noiosissimo, però dovete rileggere per assicurarvi di aver fatto tutte le citazioni nel modo corretto, in maniera conforme in tutto il testo, di non aver fatto errori di battitura, che tutti i titoli siano scritti nello stesso modo. È un lavoro un pochino noioso, però è la presentazione finale del vostro lavoro che vi ha occupato così tanto tempo prima, quindi fate un ultimo sforzo e finalizzate il documento. Dovete poi chiaramente prendere contatti con chi stampa la tesi, se il vostro ateneo richiede che la tesi venga stampata, ma credo che sia così in tutta Italia. Quindi con la copisteria, andare a scegliere la copertina, andare a scegliere l'impaginazione, la carta e tutto. Questa in realtà è una parte abbastanza divertente, almeno per me lo è stata. E tenete conto dei tempi anche per la stampa, perché in tutti gli atenei c'è una scadenza entro la quale bisogna consegnare il documento finito, o meglio, il documento, la tesi proprio stampata nella
segreteria dell'università, assicuratevi di portarla in stampa con sufficiente anticipo. In generale, nel corso di tutto il processo, tenete sempre conto delle tempistiche, state larghi con i tempi che vi assegnate, perché ci sarà sempre un paragrafo che troverete difficile da scrivere, ci sarà sempre una sezione che dovrete riscrivere più volte, o ci saranno sempre giornate in cui vi verrà un enorme dubbio su tutta la vostra tesi e vorrete cambiare l'ordine delle argomentazioni, e lo potete fare. Io, come ho detto, ho cambiato l'indice della tesi quasi fino all'ultimo, però dovete avere il tempo di farlo, dovete assicurarvi di lasciare abbastanza tempo per fare tutti gli aggiustamenti necessari e anche di calcolare i tempi che il vostro relatore e i vostri relatori ci metteranno per correggervi la tesi. Anche la versione finale della tesi deve essere inviata al relatore, che dà l'ok finale. Io con i relatori sono stata fortunatissima perché entrambi rispondevano in tempi brevissimi e con commenti molto utili, si sono sempre dimostrati disponibili, ma ci sono professori che magari hanno altre priorità e dedicano un po' meno tempo agli studenti che devono laurearsi, quindi questo è anche un elemento da tenere in considerazione nella scelta del relatore. Per quanto riguarda le tempistiche, è difficile assegnare alla scrittura della tesi una tempistica assoluta, nel senso che dipende da quanto lunga, quanto elaborata la vostra tesi sarà, dalla lingua nella quale la scrivete, dalla vostra velocità di lettura, scrittura, dalla vostra capacità di concentrazione. Io posso dirvi, per mia esperienza, ci ho messo 5 mesi, considerando però che mi sono trasferita a Copenaghen, quindi diciamo che ci sono anche state giornate in cui non sono riuscita a scrivere perché avevo alcune faccende legate al trasferimento da gestire, che avevo 2 relatori e quindi dovevo anche coordinare il lavoro con entrambi, attendere che entrambi mi dessero un feedback. E che io l'ho scritta in lingua inglese, quindi a quel punto ero già molto allenata a scrivere in inglese, ma magari per qualcuno può essere un elemento che rallenta un po' la scrittura. Ci ho messo 5 mesi, ho lavorato tantissimo, mi alzavo molto presto al mattino, scrivevo, praticamente la mia vita era scrivere e andare a lezione di danese, studiare un po' danese, ma diciamo che la mia vita sociale in quel periodo è stata piuttosto limitata perché ci tenevo a finire a laurearmi nei tempi previsti. Vi consiglio magari di allungare un pochino di più i tempi se volete prendervela con calma. Io ho fatto tutto di fretta, col senno di poi l'avrei potuto anche fare in un periodo un po' più lungo. Per una tesi magistrale vi consiglio 6 mesi, che è poi quello che ho visto anche scritto online in relazione a diversi atenei. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, soprattutto a quelli di voi che si stanno accingendo a scrivere la tesi o a quelli di voi che sono ancora nel corso dell'università ma che dovranno scrivere la tesi il prossimo anno o nei prossimi anni. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere come vi state trovando con il vostro metodo e se decidete di utilizzare il metodo che vi ho suggerito io per scrivere la tesi. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, di mettere mi piace a questo video, lasciare un commento, iscrivervi al canale e io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.